Abbiamo visto prima che un oggetto di massa m, come il carrello che si muove a una velocità v, possiede energia cinetica, un mezzo m v alla seconda. Quando è che un oggetto possiede tanta energia cinetica? Quando ha una grande massa e si muove a grande velocità. Parliamo ora delle due energie potenziali, l'energia potenziale gravitazionale e quella elastica. Quando abbiamo definito le forze conservative, abbiamo detto che il lavoro di una forza conservativa non dipende dal percorso seguito dall'oggetto durante lo spostamento e si può calcolare questo lavoro come differenza tra l'energia potenziale all'inizio meno l'energia potenziale alla fine. Abbiamo detto che la forza di gravità è una forza conservativa e calcolando il suo lavoro, il lavoro che fa la forza di gravità su un oggetto che si sposta da una posizione a un'altra, si dimostra, ma noi per adesso non lo faremo e forse non lo faremo mai, si dimostra che il lavoro della forza di gravità si può calcolare come differenza tra una certa quantità all'inizio meno un'altra quantità alla fine. Questa quantità si chiama energia potenziale gravitazionale e assume l'espressione mgh. Quindi il lavoro che fa la forza peso su un oggetto che si sposta da A a B si può calcolare come energia potenziale gravitazionale all'inizio meno energia potenziale gravitazionale alla fine. E questa energia potenziale gravitazionale dipende dalla massa dell'oggetto e dalla quota, cioè l'altezza sopra la superficie a cui si trova l'oggetto. Quindi un oggetto con grande energia potenziale gravitazionale lo dobbiamo immaginare come una massa molto grande, una grande massa che si trova molto sollevata in alto. Spesso l'energia potenziale gravitazionale si indica anche con la lettera U. Poi c'è l'energia potenziale elastica, perché noi sappiamo che la forza elastica è una forza conservativa, infatti si dimostra che il suo lavoro, quando l'estremità della molla si sposta da un punto a un altro, il suo lavoro si può calcolare come differenza tra l'energia potenziale elastica all'inizio meno l'energia potenziale elastica alla fine. E si dimostra che l'espressione dell'energia potenziale elastica è questa, un mezzo, la durezza della molla, quindi la costante elastica, per l'allungamento o l'accorciamento della molla al quadrato. Qui nel disegno abbiamo per esempio una molla di lunghezza L0 che è stata prima accorciata, quindi un accorciamento, una variazione di lunghezza negativa quindi, e poi è stata invece allungata verso destra, quindi un allungamento positivo. Ma in pratica, intuitivamente, che cos'è l'energia potenziale gravitazionale o l'energia potenziale elastica? Sono delle energie accumulate. Si capisce meglio nel caso di una molla, quando io la accorcio o la allungo, la molla si carica di energia e poi la rilascia quando viene lasciata libera di tornare alla sua lunghezza di riposo. E allora si capisce anche abbastanza intuitivamente questa formula, a parte il fattore un mezzo che viene dal calcolo del lavoro, quindi questo non è intuitivo, però è intuitivo che ci sia l'allungamento e l'accorciamento qua, quindi maggiore è l'allungamento o l'accorciamento della molla, quindi più la molla è stata allungata o compressa, più energia ha accumulato, quindi ha accumulato tanta energia elastica. E poi è intuitivo anche che c'è la costante elastica della molla, perché una molla rigida che viene allungata per esempio di 5 cm accumula più energia di una molla morbida che viene allungata di 5 cm. Infatti se la molla è dura è in grado di rilasciare più energia alla fine, quando viene lasciata libera. Anche l'energia potenziale gravitazionale è una forma di energia accumulata. Infatti l'oggetto che è stato portato in alto, se viene lasciato libero, rilascia questa energia cadendo.